Grazie Presidente, colleghi. Questo provvedimento, signori, non è un atto di sfida o di sfiducia o tantomeno di ridimensionamento nei confronti del CONI. Non è nemmeno arroganza né della Lega, tantomeno di Giorgetti, ma è un atto di responsabilità di un governo che anche per troppo tempo ha delegato la materia sportiva ad altri. Un disegno di legge che nasce da esigenze di cambiamento che finora hanno interessato tanti ambiti del vivere ed ora interesserà anche il mondo dello sport. E questo mondo non è solo un calcio al pallone, una corsa ad ostacoli o una bracciata in acqua. Il mondo dello sport è cultura, è crescita, è economia, è rispetto, è socializzazione, è responsabilità. Al Comitato Nazionale Italiano, al CONI, va tutta la nostra riconoscenza e tutto il nostro ringraziamento, specialmente a seguito dell'ottenimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. C'è sicuramente un disagio psicologico e comportamentale legato al cambiamento epocale che la Lega vuole nel mondo dello sport italiano, ma crediamo sia arrivato il momento che lo Stato rappresenti e tuteli lo sport. E così la struttura, al CONI 40 milioni di euro, 88 a sport e salute, 280 milioni agli organismi sportivi e alle federazioni, più 60 in avanzo in questi ultimi giorni. E come ammesso dal Presidente di Sport e Salute, se nella pratica sportiva l'Italia è 25esima su 28 nazioni censite, ma stabilmente tra le prime 10 nel mondo tra le medaglie, qualcosa va cambiato nella cultura dello sport. E punto da cui partire per noi sono le scuole. All'articolo 2 lo Stato le affida impegno e comportamento sportivo valorizzando figure laureate in scienze motorie. Il governo prevede interventi ed investimenti in strutture ed edifici scolastici con la responsabilità di seguirne finanziamenti e completamento. E l'articolo 4 del disegno di legge rappresenta un atto di lealtà, passione, rispetto per le regole e per la tutela dello sport. Negli ultimi 16 anni, infatti, ben 146 fallimenti di società sportive dalla Serie A alla Serie D. E non sono fallimenti di società sportive, ma di una comunità, di una nazione intera. Perché ciò non avvenga e per maggior controllo e collaborazione si prevede un comitato popolare che affianchi il collegio dei revisori dei conti ed i tifosi non saranno solo clienti e spettatori, vigileranno su eventuali speculatori, su quelli che non conoscono il valore, la forza e la magia di una maglia aderente al corpo. Tale azionariato popolare ricalca comunque il modello spagnolo e tedesco, dove si pongono limiti di proprietà societaria. Lo Stato perciò entra in campo con doveri e convinzioni. Il CONI non va in panchina, tutt'altro, resta e gli chiediamo che continui a mettersi in gioco come fino ad oggi ha fatto. Al CONI il compito infatti di vigilare e deliberare le attività sportive e di rapporti con le diverse federazioni, associazioni, enti e gruppi sportivi, in armonia con le regole del CIO. Nel provvedimento, oltre a riconoscere come categoria lavoratrice gli arbitri professionisti lasciati a sé a fine carriera, si chiarisce e si evidenzia, e invito il PD a vedere l'articolo 1, comma H, il sostegno della crescita e della rappresentanza delle donne nello sport. E inoltre, grazie all'ordine del giorno del governo, certifica l'importanza del mondo delle disabilità. Nell'articolo 5 interveniamo a tutelare il lavoro sportivo professionistico e dilettantistico, tutelando quest'ultimo anche dalle attività di criminalità legate alle scommesse illegali. Convinti di credere nel mondo sportivo giovanile, femminile e dei disabili, consideriamo per la prima volta la figura degli animali, in particolare del cavallo atleta,
per cui norme ed attività che riconoscano il valore e la natura sportiva. Bene, come diceva Perdico Bertin, a cui dobbiamo le moderne Olimpiadi, che tradusse la frase del vescovo di Talbot, l'importante non è vincere ma partecipare. Ed oggi il governo è pronto a dire l'importante è partecipare per far vincere lo sport. Voteremo convintamente sì, grazie.